Radio Master. Radio Master. Welcome con Antonella Turbacci. Non è la prima volta che ci capita in realtà nel corso del nostro appuntamento di parlare di libri, anzi lo facciamo spesso e volentieri perché pensiamo che leggere un libro sia come ascoltare una bella canzone, ti entra nel sangue, palpita nelle vene, vero Luigi? Buongiorno! Buongiorno! A te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Luigi Pistillo, dottor Luigi Pistillo, dobbiamo chiamarti così no, perché oddio. No, Luigi, anche perché io sono originario di Foggia, di San Severo, qui, e sono felice di parlare con questa radio che evoca le mie radici, la mia terra. Bene. La terra che mi ha generato, quindi sono contento. Insomma, che certamente ti avrà anche lasciato qualcosa. Certamente, ma io poi ho tantissimi pareri, insomma le mie radici sono lì. Benissimo. Ecco, sono nato a Campobasso, sono cresciuto a Milano, però le origini sono quelle. Bene, al di là di queste origini devo dire che hai avuto modo e maniera, penso spostandoti da un capo all'altro di questa Italia, pur vivendoci, di acquisire delle esperienze che ti hanno portato ad essere l'autore, anzi devo dire anche il bravo autore, se mi permetti, di libri, anzi questo è il primo romanzo, il tuo primo romanzo, quello del quale parliamo quest'oggi. Sì, Il paradosso di Pancrazio, edito dalla Musea. Bene, sono 235 pagine, ma attenzione, 235 pagine che vale la pena di leggere. Iniziamo con calma, anche perché questo libro è ambientato a Milano, lì dove tu sei cresciuto, dove hai studiato, ma leggevamo potrebbe essere in realtà qualsiasi altra ambientazione, purché fosse una grande città, la collocazione ideale di questo racconto. Ma anche una realtà di provincia, comunque potrebbe si avvicina in qualche modo, ormai la differenza tra il centro e la periferia è minima, insomma. Quindi potrebbe essere un ragazzo anche di provincia, se vogliamo. Tra un po' ci racconterei anche a sommi capi di cosa narra questo libro, però quel che devo dire mi son posta come interrogativo in primis è questo, l'ambientazione a cavallo tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nostro secolo, protagonista Pancrazio, precario, affettivamente e professionalmente, ma poi ci spiegherai. Ora, questo signore è fortemente dipendente da internet. Ma Pancrazio, intanto diciamo perché Pancrazio. Pancrazio è il nome che gli affibbia, che gli dà il padre, perché è un cultore della letteratura classica, e allora lo chiama Pancrazio perché è un simbolo di forza. Come sappiamo, il Pancrazio era l'antica lotta che si svolgeva in Grecia, senza, diciamo, era una lotta senza esclusione di colpi, e lui appunto gli dà, penso di dargli questo nome proprio per trasmettergli la forza, insomma. Ecco, Pancrazio è un giovane dei tempi nostri, sì. Appunto, dipendente da internet, per lui Google è l'espressione massima della conoscenza, e pochi ideali, poche ambizioni, è un ragazzo normale, però non è un protagonista, diciamo, non è proprio il protagonista, è un protagonista testimone, sì. Un osservatore che ci fa conoscere questi personaggi della quotidianità, della normalità, perché incontriamo il medico diciamo poco attento alla salute del paziente, e preoccupato invece di arricchirsi, no? Troviamo il burocrate, no? Che ci rende la vita impossibile, troviamo il politico chiacchierone, no? Se mi permetti, non mantiene, insomma, sono i personaggi della normalità in cui ci si può imbattere in qualsiasi sì. città. Senti, se mi permetti, troviamo anche delle immagini di donne molto forti intorno a lui. Sì. Sono viste sotto la luce, ai noi, negativa. Spero non autobiografico. No, non è autobiografico. Io non ho mai partecipato a un provino hard, né ho mai assistito. Quello è un po', è, diciamo,
quello è il capitolo un po', il capitolo diciamo più fantasioso, ecco, più lontano dalla mia esperienza. Poi gli altri sono personaggi che ho incontrato, ma naturalmente che sono stati reinventati, che sono stati, le cui caratteristiche sono state esasperate per renderli simpatici, perché sono personaggi nella sostanza negativi, però al lettore arrivano in modo simpatico, insomma, fanno ridere, quantomeno fanno sorridere. Senti, ecco. Quindi come definiresti questo tuo libro? Un libro leggero, un libro... No, un libro importante, sì. Dove, che però trasmette la sua importanza attraverso l'ilarità, ecco. Senti, si parla di una... come dire, una lettera d'amore alla femminilità. Tu definiresti così alcune parti? Non ho sentito bene. Ho detto, si parla anche di una lettera d'amore alla femminilità. Tu definiresti così alcuni capitoli di questo tuo libro? Beh, sì, in fondo sì. Non c'è misoginia, in realtà c'è amore verso le donne, ecco. Bene. Quindi. Senti, prima di lasciarti, un motivo per il quale dobbiamo comprare e leggere Il paradosso di Pancrazio? Perché non annoia, perché è divertente, perché la lettura è scorrevole. Ah, questo è importante. E perché alla fine ci sono anche dei motivi di riflessione, ecco. Benissimo. È un'occasione anche per pensare. Bene, allora penseremo in compagnia di Il paradosso di Pancrazio, ringraziando l'autore Luigi Pistillo. Grazie per essere stato con noi. Grazie, ciao. Grazie a tutti, ciao. Radio Master.